Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Carlo Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'Alto Adige di Lavoro. E come nostro solito, questa sera parleremo di storia, la nostra napoletana, la storia di un regno che è durato quasi 7 secoli e mezzo. Ma come abitualmente, noi andiamo in onda il venerdì, ma questa sera, in via del tutto eccezionale, andremo in onda di lunedì 13 febbraio. E dopo questo breve video capirete perché. 13 febbraio 1861. A Gaeta finiva l'indipendenza del Sud, la fine del Regno delle Due Sicilie. Una data storica purtroppo cancellata dalla storia. Il Sud perse tragicamente la sua secolare indipendenza. Gaeta cadeva dopo un lungo assedio durato oltre 3 mesi. A resistere restarono solamente Messina e Civitella del Tronto, che si arrenderanno a marzo. Fu un martirio per i soldati rimasti fedeli alla loro patria e soprattutto per i civili, che furono sterminati dai bombardamenti senza sosta da parte dei piemontesi che rasero al suolo la città, così come faranno nel decennio successivo nel resto del sud, tra ecidi e interi paesi rasi al suolo. Quando Francesco II decise di firmare la resa per fermare lo sterminio della sua gente, il generale Enrico Cialdini dispose l'intensificazione dei bombardamenti e, approfittando della cessazione delle risposte della fazione avversaria, uscì dalle linee e si avvicinò alla cittadina per averla meglio sotto tiro. A chi gli chiedeva di fermarsi perché erano in corso le trattative per la resa, rispose: "Sotto le bombe si tratta meglio", e in 3 giorni, infatti, dalla sera del 10 fino al 13, fece sparare ben 60.000 bombe. Il 14 febbraio, Francesco II e la regina Maria Sofia, sorella della celebre Sissi, che si distinse per gli aiuti portati alla popolazione e ai soldati, partirono per l'esilio a Roma. Appena entrati in città, i piemontesi, senza alcun rispetto, inscenarono dei festeggiamenti con lo scopo di infierire. Nell'assedio morirono a migliaia tra soldati e civili, senza ricevere neppur degna sepoltura. Nonostante gli accordi stipulati nell'armistizio, migliaia di fedeli soldati borbonici, che non tradirono il proprio giuramento al re per sposare la causa militare piemontese e avevano combattuto eroicamente, vennero deportati nei vari carceri settentrionali, tra cui il Forte di Fenestrelle, oggi definito il Lager dei Savoia. La maggior parte di essi perirono a causa di atroci sofferenze in questi veri e propri campi di sterminio di coloro i quali si definirono fratelli. A queste vittime si aggiungeranno nel decennio successivo quelle della repressione del brigantaggio. Civiltà Cattolica parlò, forse per eccesso, di circa 1 milione di morti su una popolazione delle due Sicilie di circa 9 milioni. In ogni caso si trattò di eccidio, che non trova alcun ricordo o commemorazione, ma semplicemente indifferenza. Il Sud, dopo secoli di indipendenza, da stato ricco e sovrano, divenne una vera e propria colonia interna del nuovo Stato italiano, e la sua popolazione, stremata dalla fame e dalle violenze dei conquistatori che si definivano fratelli, fu costretta, per la prima volta nella storia, a emigrare a milioni in giro per il mondo in cerca di quella fortuna che lo Stato Savoia gli aveva negato e depredato. Tantissima gente aveva già capito perché andiamo in onda lunedì 13 febbraio, ma chi non l'avesse capito, perché ci sono tantissime persone che per la prima volta si mettono, ad ogni trasmissione, si mettono per la prima volta a vedere quello che noi diciamo. Voglio soltanto dire che da quel video appena passato si vede chiaramente che c'è stata, ricordiamo la resa del 13 febbraio del 1861 con la caduta di Gaeta e con un regno che muore dopo, ecco, come ho detto prima, dopo quasi 7 secoli e mezzo, e che nasce nel 1139. Molti pensano che ancora sia 1130, ma siccome il regno di Sicilia, di Napoli, il regno di Sicilia era un regno cattolico, e quindi chi era re
di Napoli era anche re di Gerusalemme, noi per quanto mi riguarda considero l'inizio del regno nel 1139, quando Innocenzo II legittimò con la sua con il suo scettro papale la nascita del regno, incoronando Ruggero II il Normanno re di Sicilia. E questo avvenne, guarda caso, a pochi chilometri da Gaeta, in una frazione di Sessaolunga, Santa Maria Valogno, dove si rifugiò il Papa Innocenzo II dopo che fu sconfitto nella battaglia di San Germano, nella pace di Gallucco, che si firmò al castello longobardo di Vignano. Perché dico Santa Maria Valogno? Perché Innocenzo II, dopo che si rifugiò lì, per paura di essere catturato da Ruggero II e fare una brutta fine, quando firmò la pace se ne andò per ringraziare la popolazione che lo trattò, lo accolse come meglio non si poteva, ha deciso di far dire ogni anno il 16 di febbraio l'indulgenza plenaria al santuario della Madonna del Mirteto. Tra l'altro il 16 di febbraio è fra 3 giorni, e quindi dal 1139 lì viene indetta l'indulgenza plenaria. Questa breve parentesi, che forse annoierà qualcuno, era giusto e doveroso farla, anche perché credo che sia un obbligo e un dovere saperlo. Ma con chi parleremo questa sera? Con questa sera parleremo con un ospite illustrissimo, un personaggio che, quando ci siamo sentiti e mi ha detto chi era e chi fosse, ho detto: guarda, il 13 di febbraio tu farai la trasmissione con noi. E parlo di Domenico Anfora. Domenico Anfora, che fra pochissimo presenterò, è un erede diretto di un eroe di Gaeta, Francesco Saverio Anfora, fedelissimo del re, che fu a Gaeta. E Domenico è un suo discendente per linea diretta, che ha scritto un romanzo, è un ricercatore, uno studioso. Domenico Anfora studia, ed è un ricercatore, studia il nostro regno e soprattutto anche quello che riguarda la sua famiglia, che guarda caso inizia ad esistere in maniera aristocratica proprio all'inizio con i Normanni, e dura fino alla fine. E io lo chiamerò Mimmo perché mi ha autorizzato, e quindi presento adesso l'ospite. Ciao Mimmo, come stai? Tutto bene? Ciao Claudio, sto bene, buonasera a tutti. Ti posso chiamare confidenzialmente Mimmo, come mi hai permesso di fare in privato? Certamente con piacere, Claudio. Allora, questa sera parleremo di un tuo illustre antenato, Domenico Saverio Anfora, o mi sbaglio? Sì, Francesco Saverio Anfora di Licignano, Francesco esatto. Saverio Anfora di Licignano. Una casata molto importante che, guarda caso, nasce con i Normanni, quindi una casata che ha vissuto 7 secoli e mezzo nel regno di Napoli, prima di Sicilia, poi di Napoli, poi regno di Sicilia, mi sbaglio. Esatto, era una famiglia di origine normanna, quindi arrivò intorno all'undicesimo secolo assieme a Rainulfo Drengot, che era un capo guerriero dei Normanni, che si offriva come mercenario ai vari principi feudatari del sud Italia. Batterono la Puglia, la Campania, la Basilicata, offrendosi al miglior offerente, appunto, fin quando riuscì a essere nominato conte di Aversa e di Capua. Ecco, lì comincia la storia della famiglia Anfora, che si impianta appunto in terra di lavoro, precisamente a Scusami un Carinola. attimo, Mimmo, puoi ripetere il nome della famiglia originaria normanna, il cognome? Il cognome è sempre stato Anfora, però si scriveva con la PH, alla francese, diciamo. Ah, più Il normale. condottiero era Rainulfo Drengo. Ah, ok. Condusse questo gruppo di pirati, di mercenari che si offrivano, essendo dei guerrieri molto, molto forti, e così offrivano ai vari Scusami, ma feudatari. anche loro erano normanni? Tutti normanni, sì, erano normanni, sì, che si impiantarono appunto nel regno di Napoli. A quel tempo era il Regno di Sicilia, quindi loro si stanziarono tra Aversa e Capua in terra di lavoro, che a quel tempo era terra laboris. Esatto, questo Rainulfo fu nominato conte di Aversa e di Capua,
E lì cominciò a guerreggiare con i vicini e proprio lì, diciamo, in terra di lavoro si impiantò la famiglia Amore, che era al servizio di Rainulf. Ah, quindi una storia veramente importante. Posso già far mettere il PowerPoint perché lo voglio mettere, perché lì c'è lo stemma di famiglia. Se mi permetti lo faccio. Esatto. Perché Allora, il più importante, diciamo, il primo veramente ad assurgere ai massimi livelli del regno fu Ioannis Reinhard di Anforo, che era un generale appunto di Ferdinando Pino d'Aragona, re di Napoli, e che è sepolto nell'antica chiesa di San Lorenzo Maggiore al centro di Napoli. Aspetta questo passaggio, aspetta, scusami perché vogliamo far capire, voglio capire anch'io, ma voglio anche far capire i nostri spettatori. Questo è lo stemma di famiglia, giusto? Allora, scusami, questo è lo stemma di famiglia, quello iniziale con gli Normanni, giusto? Ed è con quella, diciamo, con quello che inizia la casata inserita nel Regno di Sicilia. Esatto. Poi mi dicevi che veniva. Ecco, ho fatto passare il palazzo che sta in provincia di Salerno, a Licignano, in questo momento. Poi mi dicevi che con gli aragonesi che cosa succede? Allora, fu il primo della famiglia Anfore che riesce a raggiungere i massimi livelli militari e amministrativi dello Stato napoletano. Ed era Ioannis Reinhard di Anfora, era un generale di Ferdinando I d'Aragona. E questo Ioannis Reinhardi è sepolto, è tuttora sepolto, è presso la Eccolo, cappella vedo. di famiglia, sì, presso la cappella di famiglia a San Lorenzo Maggiore, perciò al centro Sì, di Napoli. adesso infatti, come vedi, c'è la foto dove tu indichi con il dito lo stemma di famiglia. Sì. Molto, ma quindi gli Anfora sono stati anche i protagonisti nella famosa vicenda della rivolta dei baroni? Esatto, Ioannis era uno dei generali di fiducia di Ferdinando e guidò le truppe aragonesi in diverse battaglie. Ah, e quindi fu veramente fedelissimo di Ferdinando nella rivolta dei baroni. Quindi la tua famiglia è una storia veramente grossa, importante. È un legame che comincia appunto con gli aragonesi, ma che continua nel tempo e che portò poi a un legame strettissimo con i Borbone, anche perché uno zio del nostro protagonista, che aveva lo stesso nome, Francesco Saverio, ed era colonnello dell'esercito napoletano, fece parte appunto fece il maggiordomo di corte di Ferdinando II di Borbone. Era fra i gentiluomini di corte. E invece il padre, che si chiamava Raffaele, il padre di Francesco Saverio, fu fra le guardie del corpo del re, sempre di Ferdinando II. Per cui il legame era veramente forte. Quindi diciamo che a questo punto c'è da dire questo, Mimmo, che una famiglia che nasce come mercenari, ma poi diventano, nel momento in cui nasce il Regno di Sicilia, prima sotto Ruggero, ma poi successivamente, soprattutto con gli aragonesi, diventa una famiglia fedelissima, dimentica il suo passato da mercenario, passato da mercenari e diventano fedelissime della corona, a prescindere chi ci fosse. Esatto, In quest'anno. diventano dei patrioti napoletani. Quello che ho potuto capire è che la tua famiglia quindi erano dei nobili cavalieri, erano comunque sempre in armi, avevano il sangue blu, ma si può dire dei nobili cavalieri, quindi anche dei monaci guerrieri che erano sempre per la carriera militare, o mi sbaglio? Sì, ci furono molti militari nella famiglia, ci furono anche dei funzionari, dei giudici, anche dei monaci. Gli ultimi che conosciamo, cioè i figli di Raffaele era appunto uno delle guardie del corpo di Ferdinando II, erano Giuseppe, che era il maggiore, che fu console e poi ambasciatore sia a Malta che negli Stati Uniti e in Sud America. Poi c'era Gaetano e infine c'era Francesco Saverio, era il figlio cadetto che, come si diceva all'epoca, chi non riceveva il titolo di successione andavo a fare o il frate oppure il soldato. Lui fece il soldato, lo fece molto bene.
Ah, quindi lui, quindi diciamo, prima di parlare di Francesco Saverio, parliamo un attimo prima degli altri pezzi importanti della famiglia che lavorarono, che furono a servizio di Ferdinando II. Parliamo una alla volta. Mi dicevi lo zio, perché adesso con tutte queste parentele rischio di andare in confusione. Parliamo del personaggio che hai detto prima che era al servizio di Ferdinando II, quello più importante. Lo zio era omonimo del nostro protagonista, si chiamava proprio Francesco Saverio Anfora, il fratello del padre. Era anch'egli un ufficiale dell'esercito. Nei documenti del 1857 risulta colonnello comandante del reggimento veterani. Lui fu appunto maggiordomo di corte di Ferdinando II ed è sepolto anch'egli a San Lorenzo Maggiore. Il padre, Raffaele, che era sposato anche con una nobildonna, Isabella Gagliani, dei Marchesi di San Mauro, anche egli fece la carriera, arrivò a generale di brigata ed era appunto uno delle guardie. Attenzione, quando parliamo di padre, parliamo anche del nonno di Francesco Saverio. No, parlo del padre di Francesco Saverio, del protagonista. Perciò i fratelli Ah. erano due, uno era Francesco Saverio, omonimo del nostro protagonista, e l'altro è Raffaele, e ambedue erano ufficiali dell'esercito e ambedue furono alla corte di Ferdinando II, uno come Quindi maggiordomo, veramente. l'altro sì, e l'altro come guardia del corpo. Quindi veramente tu c'hai i galloni, sangue blu più di te non ce l'ha nessuno. Io faccio la maglia blu, stasera la maglia blu. Dai, veramente puoi dire sono. Con te si può dire veramente sono un soldato del re, non si scherza. No, no, stasera non scherziamo, dai. No, no, anche perché poi dopo quando farò vedere la foto del protagonista del romanzo che hai scritto, sinceramente. Rimarranno tutti i nostri spettatori sconvolti dalla somiglianza. Sembri Bernardo e trasportato nel terzo millennio. Senti, Sì. una cosa importante. Quindi diciamo che il nobilato, la segrazia della tua famiglia inizia in terra di lavoro, in terra della Boris che si chiamava a quel tempo. Ma dimmi una cosa, cosa c'entra la tua famiglia con Casale di Carinola? Mio padre è di Casale di Carinola, ho lì ancora gli zii, i cugini, ho un legame fortissimo con Casale, con i cittadini di Casale e con la gastronomia di Casale soprattutto, che io Ma come si trova a Casale di Carinola tuo padre? amo. Beh, la famiglia si è impiantata, come dicevo prima, già nel XII secolo, in terra di lavoro, perciò nella zona dell'Agro Falerno, dove c'era l'antico Foro Claudio, la città romana di Foro Claudio. E già nell'undicesimo secolo, nel XII secolo, il vescovo di Carinola era un certo Tommaso Anfora, per cui la famiglia Anfora è impiantata lì da secoli. Quindi c'è anche qua. Mio padre partì a fare il militare e fu destinato prima a Roma, poi in Puglia, infine in Sicilia, dove poi si è sposato con mia madre. E Ah, io sono ecco. nato. Quindi tu sei siciliano perché per l'emigrazione di tuo Grazie. padre in funzione della sua carriera militare. Esatto. Esatto, E quindi, ma lì a Carinola c'è il palazzo ancora Anfora, qualcosa? sì. No, perché la famiglia poi si scisse in due rami, cioè quelli che fecero carriera andarono a Napoli e a Sorrento. Infatti a Napoli, a Licignano di Napoli c'era il duca, appunto, Anfora, mentre a Sorrento c'erano i cavalieri Anfora. Si scisse appunto, cioè chi fece carriera andò via da Casale, dove non c'erano appunto possibilità di avere ruoli di comando. Ho capito. E cosa c'entra Licignano? Sto facendo l'interrogatorio perché siamo tutti curiosi. Esatto, Licignano è un sobborgo di Napoli che era un feudo all'epoca, era il feudo della strada Napoli che andava verso le Puglie, da Napoli andava verso le Puglie. Questo feudo fu prima dei Salerno, poi i Salerno si estinsero verso i primi dell'Ottocento e il feudo andò appunto agli Anfora, proprio perché la famiglia Anfora era molto legata ai Borbone e perciò Ferdinando I
diede questo feudo a Pietro Anfora, che era il nonno del nostro protagonista. Ed Quindi era, si nominava appunto il Duca degli Cinghiali. parliamo di Ferdinando I o IV? Esatto, sì. Ferdinando I di Borbone, prima quarto di Borbone, sì. Come vedi c'è la slide, c'è il Palazzo Anfora che si trova a Milano, molto bello, un palazzo 1780, giustamente restaurato, ma è molto molto bello. E, vogliamo cominciare a parlare del protagonista, Mimmo? Sì, il protagonista, appunto, come dicevo, era il terzogenito, quindi non ereditava né il titolo di duca né quello di cavaliere, di nobiluomo di Sorrento. Quindi fu prima, lui nacque nel 1833 a Napoli. Entrò prima nel Collegio dei Gesuiti, sempre a Napoli, e poi invece passò alla Nunziatella, la famosa scuola militare, dove frequentò per sempre. Scusami Mimmo, ma ti devo interrompere, devo fare i nostri spettatori la somiglianza incredibile che hai con questo tuo antenato. Adesso, come vedi, ho fatto passare quella da civile, che sembra veramente la tua fotocopia, però devo dire che pure quella vestita da militare, cioè è una cosa incredibile. Ma guarda, se ci metti gli occhiali sei tu, eh. Me li levo gli occhiali. Aspetta, che adesso ti metto in primo piano. Togliti gli occhiali, ma ti metto in primo piano. Ma guarda che incredibile! Sì. Sembra un gioco del destino. Guarda, No, identico. sembra più che un fratello, sembra più che un fratello. Sì. Scusami, ma l'interruzione era d'obbligo. Puoi rimettere gli occhiali. Ok, quindi Francesco, come dicevamo, che non ereditò nulla, andò a fare la carriera militare. Lui fu tra i primi del corso, uscì nel 1800. Nel 1850 alfiere del genio, ecco, al genio e all'artiglieria, che erano chiamate le armi dotte, inviavano i migliori ufficiali. E lui lì cominciò la sua carriera, girò un po', andò negli Abruzzi, andò a Reggio Calabria, fece diversi progetti di In fortificazioni che anni? In che anni? tra il 1850 e il 1860. Lui 10 anni andò anche a Gaeta, ecco, girò la zona di Gaeta, dove lì lavorò per migliorare le fortificazioni che c'erano appunto a Gaeta e attorno alla città. Lui Ho capito. era in servizio presso l'ufficio topografico di Napoli, però li inviavano spesso in missione per questi lavori di architettura militare. Ah, ecco, perché poi lui già era, perché poi dopo quando diventò civile, diciamo che divenne ingegnere, però lui già era esperto quindi, di ingegneria, perché che ruolo ricopriva? Appunto, lui era un ingegnere dell'ufficio topografico di Napoli, era già Ho capito, ingegnere. ma questo anche quando era militare, in armi? Quando era in armi, certo. Lui Perché era poi già un dopo lo. ingegnere. Che poi dopo ho visto nella sua memoria che prese l'ingegneria civile, cioè prese anche la laurea in ingegneria quando divenne civile. Esatto, sì. Quindi diciamo che ci fu la conferma. E le ultime vicende del regno, lui che cosa, com'è questo, perché ci fu, c'era questo legame forte con Francesco II? Beh, come abbiamo detto, suo padre era in servizio presso il Palazzo Reale, per cui sicuramente io immagino, anche se non ho trovato nulla di scritto, che Francesco Saverio frequentasse il Palazzo Reale, frequentasse anche Francesco II, appunto fu poi il re, e aveva una certa confidenza, anche basata sull'affetto, appunto, con Francesco II. Anche perché erano poi quasi coetanei, questo non ce lo dobbiamo dimenticare, erano quasi coetanei. Comunque, se permetti, io faccio parlare il fratello Gaetano, che era appunto il secondo genito, e ti descrivo com'era il nostro protagonista, te lo descrivo proprio fisicamente. Fu mio fratello di alta statura, di ben proporzionata persona e di figura maschia e piacente. Fin dai suoi primi anni dimostrò vivacità d'ingegno e facilità di carattere. Entrato nell'eccellente collegio dei Gesuiti in Napoli, vi rimase poco più di un anno e passò poi in quello della Nunziatella, dove la durezza della vita,
la serietà degli studi e l'educazione del cuore, assai più importante di quello dell'ingegno, lo prepararono a quella vita di virtù che non si può, senza miracolo, improvvisare. Ecco, lui fece 7 anni all'Annunziatella e uscì appunto un uomo formato, un ufficiale formato di carattere, che poi dimostrerà nella sua carriera in vicende ben tragiche che anche tu conosci. Eh certo, cioè non dobbiamo dimenticare che l'Annunziatella è stata la prima accademia militare in Italia, ma poi a quel tempo, fino a quando c'era il Regno delle Due Sicilie, l'Annunziatella era a collegio fino al settimo anno, poi dopo con l'Unità d'Italia hanno ridotto solo a tre, non so per quale motivo, vabbè, anche questo rientra nelle politiche italiane, che hanno cercato, non hanno potuto cancellare definitivamente l'Annunziatella, però gli danno comunque un ruolo sicuramente più basso rispetto a quello che era con il Regno delle Due Sicilie. Prima di andare a parlare, vogliamo parlare degli ultimi, cioè lui è stato a Gaeta, giusto? E che cosa lì a Gaeta, fino a quando, com'è stato? Raccontaci qualcosa di quei tragici momenti. Ecco, lui era molto amico di Paolo De Sangro. La famiglia De Sangro fu una, lo sai benissimo, una delle più importanti del regno. Ebbe appunto scienziati, ebbe veramente persone illustri, militari illustri, giudici. Paolo De Sangro era un compagno d'arme di Francesco Saverio, anche lui era del genio. E ambedue, quando Garibaldi entrò a Napoli, erano rimasti a Napoli perché non avevano ricevuto l'ordine di ritirarsi. Per cui rimasero bloccati anche perché il comandante dell'ufficio topografico di Napoli aderì subito al nuovo ordine, quello di Garibaldi, e invitò tutti i sottoposti ad aderire ugualmente. I due invece Quindi si organizzarono. il re stava a Gaeta e loro rimasero a Napoli. Il re all'epoca stava presso la fortezza di Capri, perciò si stava riorganizzando il fronte sul Volturno, c'erano gli ordini appunto ai reparti di ritirarsi da Napoli e di rischierarsi lungo il Volturno oppure a Gaeta, e i due rimasero intrappolati a Napoli appunto per il tradimento del comandante dell'ufficio topografico. Però non si rassegnarono. Allora cosa fecero? Pagarono dei pescatori e una notte di bufera, di burrasca, riuscirono a imbarcarsi in questa barchetta, appunto, in questo palischermo, così si chiamava, e a raggiungere appunto il fronte del Volturno. E poi loro furono impiegati soprattutto nella zona del Garigliano per la costruzione di nuove fortificazioni. Se vuoi, ti leggo quello che fu l'elogio funebre del suo compagno d'armi Ferdinando del Rosenheim, fu anch'egli uno degli eroi di Gaeta. Procedo? Sì, certo. Ecco, allora, accolto a grande onore e con la più viva riconoscenza dal re, gli fu commesso il difficile e pericoloso incarico di fortificare la costa che si distende da Mola al Borgo, e si dovette in gran parte al suo valore e alla sua intelligenza il manco di danno subito dall'esercito napoletano, che con pericolosissima marcia di fianco si ritrasse dal Garigliano sopra Gaeta sotto il fuoco del naviglio piemontese. Come ricorderai pure tu, la flotta francese si era ritirata, e per cui ormai le truppe schierate sul Garigliano erano sottoposte al tiro della flotta piemontese. E in quella che incoraggiava i soldati si vide intriso del loro sangue, circondato di cadaveri, restando egli solo incolume, laddove tutti il credevano vittima della sua annegazione. Ma egli non era ancora maturo per il cielo. Cos'era successo? Lui stava assieme ai suoi uomini, non ci dirai più uomini, della sua compagnia, costruendo delle fortificazioni per poi piazzare i cannoni appunto sulla costa fra Mola e Gaeta, ma gli arrivarono i colpi dell'artiglieria navale piemontese e quasi tutti i suoi uomini morirono. Lui rimase in stato di shock, perciò fu creduto morto, ma poi ripresa conoscenza riuscì a rientrare a Gaeta. Quindi aspetta un attimo, quindi lui già era stato sul Garigliano e si era poi spostato verso Mola, tra diciamo la zona di Vindicio, va? Sì, lui aveva preso servizio a Capua il 7 ottobre, perciò già era avvenuta la battaglia del Volturno.
E il fronte aveva resistito lì appunto fino a poi all'arrivo dei piemontesi dagli Abruzzi. Quindi avvengono gli scontri su Garigliano e a lui viene dato l'incarico di lavorare per le fortificazioni sulla costa fra Mola Quindi lui si e sposta, Ischia. perché lui stava insieme a Negri, a Bozzelli, quindi lui non perì sul Garigliano perché si era spostato a fare le fortificazioni tra Mola e Esatto, l'attuale lui Formia, diciamo. il suo era un lavoro da tecnico, da architetto, quindi di solito veniva impiegato per costruire fortificazioni, dove poi si sarebbe schierata l'artiglieria. Per cui lavorò molto, molto in collaborazione con Negri e con gli altri artiglieri, Fratelli Quandelle e così via. Ah, Quindi ecco. proseguo con la lettura di Rosenheim. Sì. Chiusa ed assediata Gaeta, il nostro Francesco fu a tutti tempio della più invitta costanza e principalmente apparve il suo gran cuore il dì memorando in cui circa 400 umane vittime furono in un istante solo pria sepolte che morte. Egli volò sulla breccia Sant'Antonio e dimentico della propria vita per salvare l'altrui sotto un fuoco micidiale e fittissimo molti trasse vivi dalle macerie. Il suo valore gli valse il grado di tenente colonnello. Ricordiamo che lui aveva 27-28 anni, perché era nato nel 33, e quindi raggiunse un grado molto alto per quell'età. Lui si ritrovò il 5 di febbraio, che tu sicuramente conoscerai come data, fu una data funesta, perché fu colpito appunto il bastione di Sant'Antonio, dove perirono due eroi di Gaeta, cioè il generale Traversa, il suo amico Paolo De Sandro, e lui era lì sotto i colpi dell'artiglieria piemontese a cercare di seppellire quelli che erano ancora vivi. Ah, quindi pr proprio a tipo film hollywoodiano proprio. Mi sa di più. No, no, io sto immaginando, Mimmo, ho detto una blasfemia, ma per far capire, per cercare di inquadrare negli effetti speciali questo personaggio, che alla fine è altro che Mel Gibson in Braveheart, cioè lui praticamente stava veramente, cioè, impavido e non curante della propria vita. È andato a fare una guerra, è andato a soccorrere i suoi commilitoni. Cioè, qualcosa di incredibile, questa. Una Sì, cosa e lui aveva anche eccezionale. aveva un incarico consono anche al suo grado e alla capacità che aveva dimostrato. Infatti era responsabile dei lavori del genio per quanto riguarda il fronte del mare. Era lui appunto il capo. Quindi lui faceva un po' tutto, costruiva, combatteva, cioè veramente un Rambo per l'epoca. Era più un tecnico, era più un tecnico. Il Rambo, Sì, però alla diciamo, fine. la figura di Rambo No, assomiglia più però a era più. si è comportato. Io parlo, si è comportato da Rambo, nel senso che fece tutto. Si è comportato con molta Fece. umanità, sicuramente con molto coraggio, perché ci voleva veramente coraggio in mezzo a tutti quei colpi di artiglieria. Artiglieria e tutto. E poi dopo, che cosa successe poi? Lui, quando ci fu la capitolazione, stava lì a Gaeta, proprio gli ultimi giorni, lui che cosa fece? Allora, mentre gli ufficiali dello Stato Maggiore rimasero a Gaeta prigionieri appunto per garantire l'accordo che ci fu con i piemontesi, gli ufficiali di artiglieria e del genio, come appunto Anfora, furono rinchiusi nelle isole, perciò fra Capri, Ischia e Ponza. Anfora andò a Capri e lì, assieme ai suoi commilitoni, Nagle, Andruzzi, Fratelli Mandelle, rimase prigioniero fino alla resa di Civitella. E proprio lì, assieme a Nagle, scrisse il libro sulla difesa di Gaeta, che ancora si trova presso la biblioteca di Napoli. Sì, poi di cui copie ci sono anche dell'amico Peppino Catenacci che ha scritto insieme cose importanti sulle vicende del tuo illustre antenato. E lui quando è che poi divenne, quando è che lasciò Capri? Ecco, lui lasciò Capri alla fine di marzo, dunque quando Civitella del Tronto ammainò la bandiera delle due Sicilie e Era la guerra rientrò finita. a Napoli, era in cattivissime condizioni fisiche.
Il suo padre venne appunto a Capri a vederlo quando ebbe la notizia che era ancora vivo, perché chiaramente con quello che era successo a Gaeta non si sapevano tante notizie su chi fosse riuscito a sopravvivere. E lo vide in cattivissime condizioni. Probabilmente appunto ritornò. Lui, la famiglia Anfora aveva casa al Vomero, che all'epoca era all'estrema periferia di Napoli, oltre al loro palazzo feudale di Cimignano. Quindi lui rientrò in città. Sicuramente ebbe un periodo di convalescenza, dopodiché aveva il dovere di scegliere, perché nell'accordo che fece Cialdini con il comandante della guarnigione appunto di Gaeta, che mi pare che fosse Milon, gli ufficiali avevano 2 mesi di tempo per scegliere se entrare nel nuovo esercito italiano oppure se dimettersi. E se voi ti Scusami un attimo, leggo. Mimmo, aspetta solo un attimo, Mimmo. Quindi loro a Capri c'è una bruttissima prigionia. Beh, lui già, diciamo, aveva patito la fame e il sonno a Gaeta, cioè erano persone in cattivissime condizioni che non avevano ricambio, avevano pochissimo cibo e vivevano senza dormire perché là i colpi arrivavano giorno e notte. Per cui in prigionia le testimonianze dicono che i cittadini di Capri diedero molta assistenza ai prigionieri napoletani, per cui ricevettero i panni di ricambio, dei vestiti e anche il cibo. Non si può dire che loro patirono molto in questo senso, nel senso che non furono maltrattati, ma anche e soprattutto per la gentilezza dei cittadini di Capri. Ho capito, ma era una curiosità. Prego, scusa se ogni tanto ti interrompo, Mimmo, ma se ci sono delle Prego, curiosità te le prego. dico. Noi, più che parlare appunto noi Stiamo chiacchierando. dell'eroe, noi facciamo parlare il fratello, che era più informato di noi. Quindi, avvenuta la capitolazione di Gaeta e ritornato in Napoli, doveva mio fratello, nei 2 mesi che furono conceduti, deliberare se prendere o no servizio nell'esercito italiano. Durante questi 2 mesi, egli fu più del solito inclinato al silenzio ed alieno dall'accennare a quello che pensava in quanto al risolversi. E fu molto silenzioso, non si espose. La sua decisione egli l'aveva già presa fin dal principio, ma non voleva parlando pregiudicare minimamente la sua libertà dall'ultimo giorno del termine. Egli era inclinato alla vita militare ed amava la sua carriera. I recenti avvenimenti che erano per lui riusciti così prosperi e gloriosi rendevano anche più violenta questa tendenza del suo. D'altra parte, l'affetto che gli serbava al giovine re, l'averne ammirato in Gaeta il coraggio e la facilità di carattere, aliena da ogni boria e soprattutto la immeritata sventura, lo rendeva agli occhi suoi doppiamente sacro e rispettabile. Lo disinclinava dal rendere servizio, ma quello che decisamente lo determinò a rinunziare alla splendida carriera che gli si apriva fu il sentimento, o per dir meglio, il dovere religioso, che non gli consentiva obbligarsi come militare a difendere e compiere un programma che ripugnava alla sua fede e alle sue convinzioni. Egli quindi lasciò il grado di ufficiale superiore del genio, rimanendo però con l'animo così alieno da ogni ira partigiana da pubblicare insieme con l'egregio maggiore di artiglieria Gaetano Nagle, suo intimo amico, una relazione dell'assedio di Gaeta che, capitata nelle mani del generale Cialdini, fu causa che egli ricevesse l'invito a pranzo. Perciò cosa accadde? Cialdini ricevette questa relazione di Anfora e di Nagle e ne fu così colpito che li invitò ambedue a pranzo in un palazzo che si trova appunto a Piazza Plebiscito, nei pressi del Palazzo Reale. Largo di Quindi, Palazzo, noi Largo ancora di lo Palazzo, chiamiamo Largo di Palazzo. Largo di Palazzo, hai ragione, o Largo San Francesco di Paolo. Qui lui e Cialdini invitò i due a entrare nell'esercito italiano, mentre Nagle accettò, Anfora non accettò. Era troppo il legame che aveva con Francesco II di Borbone, era troppo il legame che aveva con il regno e con la sua religione. Per cui lui riprese gli studi e si laureò presso l'Università di Napoli nel 1862. Quindi la sua laurea da militare come ingegnere non gli valse a nulla, dovette rifare da capo.
Allora, ai tempi funzionava così. C'erano tre livelli di laurea. Io questo te lo dico perché sto cercando di scrivere un libro sulle scuole del Regno delle Due Sicilie e sono più o meno a metà del lavoro. Per cui esistevano tre livelli di laurea. C'era un primo livello che durava un anno, poi c'era un secondo livello che si chiamava diploma e durava 3 anni, e poi c'era un ultimo livello che si faceva solamente presso l'Università di Napoli, oppure le tre università che c'erano in Sicilia, cioè Catania, Messina e Palermo, e lì c'era la laurea finale, quella quadriennale. Per cui lui si prese l'ultimo anno, ecco, lui già con gli studi militari aveva preso il diploma, era un livello leggermente inferiore alla laurea. Insomma, diciamo un po' come adesso, allora c'erano le varie Adesso, specializzazioni. diciamo, sì, con la laurea triennale e quella quinquennale, ecco, più Ho o meno era così. capito. Ah, quindi diciamo che gli mancava l'ultimo pezzetto, insomma. Esatto. Sfogliando un po' il PowerPoint che poi vedremo, lui che cosa c'entrava con i cacciatori? O non c'entrava nulla? No, 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 lui non c'entrava. Parli del corpo di fanteria dei Sì, quello cacciatori? speciale. Sì. No, 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 lui era del genio, era l'arma del genio, l'arma della fanteria è un'altra cosa. Allora dopo parleremo, ci spiegherai perché hai messo la fotografia dei cacciatori. Volevo chiederti un'altra cosa. Quindi lui fece la vita civile, ma non fu mai tentato di passare nella lotta, diventare un brigante anche lui, cioè fare la guerra insorgente come l'invasore, oppure decise da subito di fare No, una vita normale. è difficile dire che cosa maturò lui dentro, cioè quali Eh sì, furono lo le so, se c'è qualche motivazioni informazione, tutto qua. intime, però lui no, lui cercò, si estraneò subito dalla lotta politica. Rifiutò sicuramente di entrare nell'esercito italiano perché c'era anche la prospettiva poi di andare a comandare qualche reparto nel meridione d'Italia contro i cosiddetti briganti, per cui si sarebbe trovato magari contro qualche commilitone, qualche soldato suo. Questo lui lo rifiutò subito. Io immagino che fu una delle più importanti motivazioni, oltre quelle alla fedeltà appunto al regno e al re che lui conosceva. È giusto, sì, una giusta riflessione quella che hai fatto, Mimmo. E quindi, vabbè, lui diciamo che la sua guerra era finita a Gaeta, finita la prigionia, si sentiva uno sconfitto, non un perdente, uno sconfitto di una guerra e comincia una nuova vita. Quindi lui da civile poi che incarichi ricopre? Ecco, ora ti leggo quello che ci dice, che ci racconta Gaetano, suo fratello, della sua esperienza di architetto nella vita civile. Dello studio fu amatissimo. Terminata la carriera militare, spese i primi anni rifacendo all'università i corsi di fisica, chimica, mineralogia e geologia. Né si limitava ad assistere alle lezioni, ma ne scriveva i riassunti e ne verificava le teorie con gli esperimenti. In pari tempo si diede allo studio delle lingue ed imparò il tedesco e l'inglese. Questi svariati studi, il piacere della vita di famiglia e le relazioni di amicizia e parentela occupavano tutta la vita di mio fratello, allorché, piuttosto per occasione che per proponimento, cominciò negli ultimi anni ad esercitare l'ingegneria civile. E chiaramente quella era una famiglia ricca, la famiglia, aveva appunto il feudo del Lucignano, suo padre era stato anche tra i deputati del comune di Napoli, per cui era una famiglia veramente benestante, aveva il fratello ambasciatore negli Stati Uniti, non aveva bisogno in effetti di lavorare, però lui era un appassionato del suo lavoro, per cui fece molti lavori sia a pagamento che gratuiti, soprattutto a favore della chiesa, degli orfanotrofi, tra i quali l'orfanotrofio della bellissima chiesa di San Domenico. Quindi lui è Quindi, molto. No, no, vai, vai, poi ti faccio le domande dopo. esatto, continuo la narrazione di Gaetano. E sebbene a principio la disposizione del suo animo rifuggisse dalla pratica degli affari, pure cominciò a dedicare all'esercizio della professione la maggior parte del suo tempo. E fedele al suo carattere di positivismo e di non voler fare cose a metà, si fornì dei migliori libri moderni relativi all'ingegneria civile ed ogni lavoro cercò di fare con le sue cognizioni e i suoi studi scientifici. Raggiunsero lo scopo pratico della bontà, convenienza ed economia delle opere che dirigeva. E perché voleva giovarsi di ogni mezzo a fare il meglio possibile
Si recò a visitare Parigi, Londra e Roma, curando di formare e migliorare sempre più il suo gusto con meditare i capolavori dell'arte, come colui che sapeva la professione da lui abbracciata richiedere non solo cognizioni scientifiche, ma ancora gusto, capacità di sentire e facoltà di produrre il bello. Quindi era uno che non si basava solamente sulla teoria e sugli studi, ma gli piaceva girare, vedere, fare esperienze e verificare appunto quello che erano stati i suoi studi. Era negli affari, per così dire, troppo militare, troppo incapace, nonché di curvarsi, neanche minimamente di inclinarsi. Sapeva che ciò nuoceva ai suoi interessi, ma egli in questo teneva a sé più che al suo gusto. E però i suoi guadagni nella professione sarebbero stati rilevanti se non avesse speso molto tempo per dirigere lavori per i quali prestava la sua opera gratis, tra i quali mi piace ricordare gli importanti lavori di riduzione del vasto locale di San Domenico per la cristiana opera di assistenza ai fanciulli usciti dagli asili. Da ciò apparisce come egli nell'esercizio della professione fosse disinteressato. Il suo disinteresse aveva per base la vera e soda virtù. Egli ha calcolato sempre il denaro come mezzo e non come fine. Io ci vedo in questo un po' quella che è la filosofia poi napoletana, cioè quella di vivere un po' così, no? Senza troppi progetti, un po' la giornata, un po' senza pensare troppo al denaro. Ecco, questo è l'aspetto più positivo, secondo me, del carattere napoletano. Beh, sai, diciamo che il carattere epicureo napoletano, perché la caratteristica dei napoletani è che loro sono ancora gli ultimi eredi e custodi della civiltà greca, basandosi su quello di Epicureo. Adesso io non sono un esperto, sicuramente mi prenderanno in giro in questo momento, ma poco importa. E vedi, ho messo la fotografia di Anfora, del tuo illustre antenato, in abiti civili, e quindi sempre più somigliante alla tua figura. Ma come vita, lui poi si sposò, che cosa fece? No, no, lui non si sposò e nel romanzo io immagino un po' delle relazioni che ebbe, perché era un bel giovane, abbiamo sentito anche la descrizione, sicuramente avrà avuto interesse anche per l'altro sesso, però no, non abbiamo notizie di matrimonio, tant'è vero che poi la famiglia si estinse, rimase con una donna, una certa Matilde, che fu anche cantata da, ora non ricordo quale cantante, fu cantata questa storia di questa ragazza che si chiamava Matilde, che rimase da sola con la nonna nel palazzo di Lucignano. Te la farò avere comunque. Comunque, una Sì. domanda secondo me che ci dovremmo porre è perché raccontare questa storia, cioè cosa ci lascia in effetti quest'uomo? Io voglio sempre far parlare tuo fratello e poi i suoi genitori. La parte più amabile del suo carattere, quella che all'annunzio della sua morte ha fatto piangere quanti lo conobbero e che nei suoi amici lascerà in perituro il desiderio di lui, erano le sue virtù private e domestiche, l'operosa benevolenza, la completa lealtà e la non comune modestia, qualità che erano radicate nel più profondo del cuore, e che vivamente dipingendosi nel suo volto facevano che tutti avessero per lui una completa fiducia e simpatia. Egli era quindi generalmente accetto e desiderato, ma perché inclinato ad una vita ritirata andava poco, anzi pochissimo, in quella che si chiamava società, e soleva spendere come ricreazione il tempo libero tra pochi amici ed in famiglia. Era una persona onesta, umile, equilibrata, lineare. E lui riuscì, secondo me, nella sua vita a fondere quelle che è la ragione e la fede. Era, è vero, positivista, ma lui, per quanto riguarda l'aspetto morale della vita, si ancorava al messaggio cristiano. Fu sempre molto, molto devoto, non solo per i lavori che facevo gratuitamente per i bisognosi e per la Chiesa, ma anche per le beneficenze che lui tenne sempre nascosto, ma che furono scoperte alla fine, appunto, della sua vita. Secondo me un'altra eredità che lascia appunto ai napoletani di oggi è quella lealtà che va molto oltre l'interesse personale, perché lui rimase
leale, fedele ai Borbone, quando i Borboni non erano più nulla, cioè quando Francesco II era in esilio e non contava più nulla. Rimase sempre Era un fedele. vero Sì, dimmi. napoletano, quindi napoletani quelli veri, persone incivili, ecco, lui era persona mite, affabile, molto gentile, persona per bene in abiti civili che si trasformava in una tigre quando bisognava combattere e stare in guerra. Quindi proprio la classica indole napoletana che il napoletano vero è un uomo mite, tranquillo. Che però poi quando diventa un guerriero non va sconti e non si tira mai indietro. Però è una bellissima persona, questo ci stai tratteggiando un personaggio straordinario che rende onore alla nostra civiltà, alla nostra cultura e alla nostra storia. Ti volevo Tu chiedere una considera, cosa. se vuoi concludere e poi magari me la domanda, considera che lui faceva anche attività di volontariato. Lui Sì, andava nei l'hai detto. quartieri più poveri di Napoli, dove andava a curare, a comprare medicinali per i malati. E probabilmente lui lì prese il vaiolo, fu infettato dal vaiolo e poi lo portò alla morte. E poi riguardo alla sua lealtà, lui fu così leale. Che pur volendo fare politica, non volle mai candidarsi come sindaco, perché il sindaco doveva giurare fedeltà ai Savoia. E fece come il suo compagno d'arme Quandelle, che divenne vice sindaco di Procida, se non ricordo male, ma mai sindaco, perché se no avrebbe dovuto giurare fedeltà. Sì, Sì, dimmi poi pure. sotto Quandel Monte di Procida divenne comune a sé perché però Era una frazione, diciamo. era l'unico caso strano in cui un posto di terra era una frazione di un comune che era dell'isola e quindi lui fece in modo che divenne comune a sé Quandel. Una cosa importante volevo chiederti, ma tantissimi personaggi non vogliono prendere incarichi pubblici per non giurare fedeltà, quindi alla fine a suo modo è stato un sanfetista, un brigante vero, quindi erede di quella cultura sanfetista dove si è giurato per un solo Dio, un solo popolo, un solo re, insomma. Esatto, Qualcosa da poco. non giurò più a nessuno fedeltà. La sua fedeltà, il suo giuramento rimase imperituro. Ma dimmi una cosa, ma poi prima un'ultima curiosità prima di passare al romanzo, ma la famiglia invece ho visto che poi tutti quanti ebbero dei ruoli importanti nel neonato Regno d'Italia. O no? Cioè, come L'unico che fece a ebbe dire eh? Un ruolo importante dopo fu il primogenito Giuseppe che aderì. Lui era console a Washington. Chiaramente tutti i diplomatici che si trovavano fuori furono poi convocati dal nuovo re, dal nuovo governo di Torino e chiese l'adesione. E Giuseppe, il primogenito, aderì. Per cui divenne poi console per il governo di Torino. E infine fu anche plenipotenziario speciale a Buenos Aires e a Montevideo, in Uruguay. Ho Fu capito. sicuramente un diplomatico importante del fine 800. Ho Gaetano, di capito. Gaetano sappiamo poco. Gaetano si sposò in Puglia, tant'è vero che io questo elogio funebre io l'ho trovato presso la Biblioteca Nazionale di Bari. Probabilmente lui si spostò a Bari dalla moglie. Però non so bene che mestiere facesse. Questo non lo so e Però lui non lo dice. tu hai detto che era una famiglia benestante, ma con il neonato Regno d'Italia conservarono tutte le loro ricchezze oppure furono espropriate? Perché molte persone, no, di cui un capitolo di cui se ne parla molto poco, ma furono tantissimi nobili napoletani che non aderirono al nuovo regno, però furono espropriati i loro averi. I vostri? Beh, il padre Raffaele, che era il duca di Lucignano, era ormai anziano ed era fuori servizio, per cui non fu toccato, gli fu confermato il titolo di duca, che rimase fino alla fine dell'Ottocento, poi la famiglia si estinse, come ti dicevo prima. Comunque, per concludere questa breve biografia che abbiamo fatto sul protagonista, io ti leggerei quello che è scritto sul chiostro della chiesa di San Lorenzo. E sono delle parole scritte dai genitori che erano ancora viventi quando Francesco Saverio morì di vaiolo.
Se permetti, io Come concludo no? così. A Francesco Saverio Anfora, già luogotenente colonnello degli ingegneri napoletani, per ingegno valoroso e colto, per virtù religiosa e civili militari nobilissimo, che a difendere il giurato vessillo sull'ultimo baluardo inalberato, volenteroso, accorreva estremamente pugnato, con estimazione e laude dello stesso nemico, poi gettata la spada, gli ultimi due lustri di una vita breve ma operosa, alla famiglia e agli amici dedicando, s'addormentò nel Signore. I genitori, Raffaele Duca di Lucignano ed Elisabetta Gagliani dei Marchesi di San Mauro, ai quali corre l'ultimo respiro di lui, non fu largito. Questa pietra dolorando consacrava, figli, cittadini, soldati, imitatelo e pregategli pace. Questa è l'eredità che lascia Francesco Saverio Anfora di Lucignano. E non si può aggiungere nient'altro, soltanto sapere lui in che anno morì. Sì, lui morì nel 1871. Io eviterei di dare troppi particolari, anche perché mi farebbe piacere che magari qualcuno leggesse il Certo, no, solo romanzo. questo dato qua volevo sapere. Ecco Comunque, qui. Adesso faccio vedere la copertina del tuo libro, che mi hai mandato. Domenico Anfora, Francesco Saverio, l'eroe di Gareta, Francesco Saverio Anfora di Lucignano. Come ti è venuto in mente di fare questo testo e soprattutto farlo in forma romanzo, cioè fare un romanzo, perché fare un romanzo non è una cosa semplice. beh, io ho fatto ricerche sulla famiglia, l'ho fatto tanti anni fa, però non avevo sufficienti notizie per stilare una Un biografia. Poi, saggio. facendo ricerche su internet, ho trovato questo elogio funebre del fratello. Ecco, l'elogio funebre che ti ho pure mandato ha molte notizie sul suo aspetto fisico, sul suo Sì. carattere. Anche ci sono diversi giudizi dei commilitoni, appunto abbiamo visto quello dei genitori, quello del fratello, per cui sono riuscito un po' a disegnare questa figura molto molto dignitosa, coraggiosa. E mi è venuto in mente, visto che mancava, diciamo, l'aspetto più intimo, che è quello appunto delle sue relazioni, un po' immaginarmele nel dopoguerra a Napoli con delle donne, appunto, che riuscirono a rubare il suo cuore. Mi ha fatto piacere un po' scoprire la sua umanità. Ma infatti, da questo punto di vista, comincio a sfogliare la prima pagina del PowerPoint quando si parla della sinossi del romanzo. Infatti, specifichi bene che lo dividi in due parti, quella borbonica e quella savoiarda, perché in questo romanzo ti interessava sicuramente narrare le vicende storiche, ma partendo dalla centralità dell'essere umano, mi sbaglio? Esatto. Il romanzo è diviso in due parti nette, come se fossero due racconti, perché c'è una prima parte che si basa soprattutto sugli eventi militari, sulla fuga da Mergellina in barca in una notte di bufera, e poi su tutte quelle vicende che conosciamo di Capua, del Garigliano, di Gaeta. E poi una seconda parte invece pacifica. Napoli non era coinvolta nella lotta micidiale che c'era nel sud Italia, un po' al di fuori, perché come sappiamo i guerriglieri, gli insorgenti operavano soprattutto in montagna, in mezzo ai boschi, per cui fu quasi un'isola felice dell'ex reame delle due Sicilie. E lì ci sono i suoi amori, c'è il suo lavoro, c'è il suo essere cristiano in maniera operosa, un po' come ci dice San Paolo, no? Che non si può solo pregare, ma bisogna pure operare in mezzo alla gente, in mezzo agli ultimi. E in Eh questo, sì, diciamo, in questo sono ma stato ispirato anche poi dimmi. lui fu contemporaneo. Un altro personaggio importantissimo di quell'epoca era Ferdinando Russo, ma anche di San Moscati, no? Vincenzo il prete, il medico diventato santo, eh? Medico, sì, Giuseppe Moscati, che fu Giuseppe Moscati, era più giovane di lui. Sì, Giuseppe Moscati sì, visse. però diciamo che le vicende dell'Unità d'Italia di Napoli, splendidamente narrate da Matilde Serao, insomma, il vero protagonista anche lo stesso. Lo, lo,
lo stesso Anfora. Volevo dire questo, stranamente, non so se noi dopo questa trasmissione faremo un'altra trasmissione dedicata a un altro romanzo di Gian Andrea, che ha curato Gian Andrea De Antonellis per conto di D'Amico Editore, dove si prende un romanzo anonimo del 1874-73, adesso non ricordo bene, e Ernesto Disingannato. Anche lì fatto in due parti, la parte iniziale quando Ernesto era un rivoluzionario, poi diventa carlista pendendosi del suo... Quindi in maniera quasi casuale imposti questo romanzo con una tecnica antica, cioè dividolo in due parti, oppure è qualcosa che già sapevi? Come ti sei ritrovato? Poi quando vedrai poi la trasmissione con De Antonellis, col professore, capirai che questa mia domanda non è così banale. Ma diciamo che io più che scrivere il romanzo mi sono lasciato trasportare dal protagonista, perciò dalla sua vita, che non aveva bisogno di molta fantasia, visto quello che ha fatto, quello di eroico, anche se io non sono per gli eroi, non credo agli eroi, secondo me è stato un antieroe. Non aveva la figura di Ferdinando Beneventano del Bosco sul cavallo con la sciabola in mano. Era un tecnico, era uno che andava a soccorrere, era uno che sistemava, che aggiustava, ecco, più che distruggeva. Per cui lo considero un antieroe. Il romanzo poi ha due narratori. C'è un narratore esterno, che è appunto l'autore, ma poi c'è il narratore interno, che è lui stesso. Cioè, attraverso i suoi occhi si sviluppa la trama del romanzo. Questa, secondo me, è la parte più interessante della sua storia. Dimmi. No, poi capirai, quando vedrai il programma con il professor De Antonellis, ti renderai conto che questa mia domanda non è così strana. Sì, ma secondo me ci sono libri che si scrivono da sé, non ci vuole neanche tanta bravura, perché ci sono dei protagonisti molto interessanti per la vita che hanno fatto, e si lasciano un po' camminare da soli. Ecco, io ho cercato di farlo camminare con le sue canzoni. Io parlavo più che altro della tecnica che hai usato, quindi due persone, due storie che hai, come se fosse la parte prima e la parte seconda. La tecnica che spesso usava nell'Ottocento, ha dovuto ricominciare tutto, perché chiaramente c'è stato, lui si è trovato in mezzo a un mondo che è finito e un altro che è cominciato. È vero che non fu una vera e propria rivoluzione, come vediamo anche dal Gattopardo, scritto da Tomasi di Lampedusa, che fu una rivoluzione per finta. Alla fine quelli che comandavano erano sempre gli stessi, erano galantuomini che prima magari si appoggiavano al Borbone per convenienza e poi passarono a Savoia in maniera disinvolta. Galantuomini che poi comunque avevano un potere prima che era mitigato dalla terza figura, quella della corona napoletana borbonica, poi dopo ebbero il potere assoluto, e questa differenza rispetto al passato. Questo guinzaglio, diciamo, fu allentato totalmente, perciò i galantuomini fecero veramente quello che volevano, si impossessarono delle terre dei magnati. Per questo il popolo insorse e morì, mise in piedi una guerra che durò 10 anni a difesa della propria terra, a difesa della propria tradizione, della propria famiglia, ma anche a difesa della corona napoletana, perché sapevano e capivano che sarebbero passati dalla padella alla brace. Comunque, la storia è andata così. Scorrendo un po' sul libro, ecco, adesso abbiamo fatto passare lo stemma di famiglia, il palazzo Sicilia. Poi qui c'è anche una foto dell'ingegnere, un sottufficiale del genio guastatore borbonico, quindi è il corpo a cui apparteneva Anfora. Sì, quello era il suo corpo, sì. Eh? Sì, quello era il corpo a cui apparteneva. E quindi hai messo questo bellissimo disegno dove ci sono le divise che lo rappresentano. Quindi poi ci sta questa foto di ufficiale e sottufficiale del 16° battaglione di cacciatori. Perché? Se vuoi spiegare. No, lo volevo solo mettere così per indicare quale fu appunto il corpo valoroso dell'esercito delle due Sicilie, appunto i cacciatori
erano un corpo simile ai bersaglieri, un corpo di fanteria leggera, dove venivano arruolati soprattutto chi proveniva dai territori montuosi, perciò c'erano molti abruzzesi, molti che appartenevano ai territori all'alta degli Appennini. All'alta terra di lavoro, infatti ai cacciatori appartenevano i briganti, gli ultimi, quelli che sono, che hanno dato più filo da torcere all'esercito piemontese, venivano proprio dalla mia zona, dalla parte dell'alta terra di lavoro, non dal lato mare, ma questa parte qui, quindi di personaggi veramente importanti che hanno fatto la storia di quella guerriglia. Hai centrato, ecco perché ti ho fatto questa domanda e ti ho fatto questa curiosità, ho voluto far rendere partecipe queste mie curiosità, perché nei cacciatori ci sono stati quelli più agguerriti, quelli che hanno dato veramente più, come dire, che hanno resistito fino all'ultimo secondo all'invasore. Esatto, noi abbiamo l'esempio, non so se conosci il libro Un viaggio da Bocca di Falca a Gaeta, del cappellano militare dell'ottavo battaglione cacciatori, che appunto ci racconta quanto valorosi furono soprattutto in particolare alcuni reparti dei cacciatori come l'ottavo e il nono, che combatterono praticamente tutta la campagna da Calatafimi fino a Gaeta. Sì, sì, non si arresero mai. Ecco, sto facendo scorrere proprio le foto del tuo antenato Anfora, poi quello di De Sangro, adesso questa qua del Ferdinando del Roche Name, che è un altro ufficiale, molto, quindi autore dell'elogio funebre di cui ci hai parlato adesso. Poi c'è questa bellissima foto che la conosciamo tutti, questo disegno sui bombardamenti di Gaeta. Poi hai messo pure delle foto della distruzione della macella a seguito dei bombardamenti, c'è cioè Francesco II che compare adesso. Poi c'è questa foto dei prigionieri del Reale Esercito Borbonico. Perché compare nel romanzo? Beh, no, nel romanzo c'è solo la sua esperienza di prigionia, che per sua fortuna fu breve, durò un giro di pochi giorni, perciò dal 15 di febbraio, il giorno dopo della partenza del re in esilio, fino a dopo la resa di Civitella, per cui fu molto fortunato rispetto a tanti altri che, come sai, subirono delle prigionie che furono delle vere persecuzioni, lasciando la vita nelle fortezze del nord Italia. Quindi, sì, storia questa. Poi hai messo la foto durante la prigionia di Francesco Saverio, il commilitone Gaetano Nagel, che scrisse l'azione del titolo Difesa di Gaeta, pubblicata nel 1861, anche questo mi hai fatto pervenire. Parlando, ecco questa foto da civile, qui vedo pure, qui parlando un po' dell'attività di volontariato del tuo illustre antenato, hai messo giustamente la foto della miseria in cui sprofondò Napoli quando divenne da capitale, divenne una provincia, un capoluogo di provincia. Esatto, quindi, sì. Ci dedichi molte pagine a questo aspetto del tuo antenato, nel tuo libro? Beh, sono stato, devo dire, ispirato molto da Matilde Serao nel suo magnifico libro Il ventre di Napoli. Ecco lì, veramente tra quelle righe si sprofonda nella miseria della città, nella miseria in cui era stata precipitata, perché sicuramente la miseria è esistita sempre, però dopo l'unità tutto ciò che c'era a Napoli e dintorni fu smantellato. E lo vediamo anche nel cambiamento di idee che ebbero molti fra ufficiali, funzionari, professori, che avevano aderito con entusiasmo al progetto di Italia Vittorio Emanuele, che poi alla fine, insomma, ci ripensarono, sì. Perché non fu rispettato nulla. Ma sai... Sì, dimmi. Sì, questa va bene, possiamo fare l'elenco, è lunghissimo. Possiamo dire, sì, la miseria è sempre stata, però prima veniva vissuta nella dignità, con l'unità d'Italia si perse pure la dignità. Esatto, si perse l'identità, si perse la dignità, si perse la padronanza
del proprio destino, perché come sai cambiò la moneta, per cui non c'era più quella moneta che, di cui tante volte anche Giovanni Verga ci parla nelle sue novelle, con la moneta d'argento, che è il protagonista della sua novella La Roba, accettava unicamente come pagamento, non voleva le banconote, perché secondo lui non volevano niente, e furono appunto le banconote che utilizzò il nuovo governo di Torino quando arrivò ritirando tutte le monete Sembra di d'argento. vedere i giorni nostri dove noi pensiamo di avere 100 euro Esatto, esatto. in tasca, una ricchezza, quella non è altro che una carta di debito, vabbè, è carta straccia. Esatto, per cui può fare un'analogia, secondo me, molto, molto Ma valida, sì, ma molto non è una realistica. questione, siamo alla resa dei conti, manca poco, perché una rivoluzione iniziata con la rivoluzione francese, soprattutto per quanto riguarda il nostro territorio col 1799. E siamo arrivati a questi giorni dove abbiamo fatto pure la puntata sulla questione delle banche. Cioè, si sa che oggi c'è il grande problema della modernità è che la borghesia non ha spirito aristocratico. Il grande problema è che la borghesia è malata di avidità e quindi c'è sempre bisogno di nuove ricchezze, di nuove cose. E si sono inventati il monopoli. Il borghese ha bisogno del senso di appartenenza, di proprietà e di avidità, che lo porta all'avidità. E quindi il capitalismo, la borghesia non ha limiti e si sono inventati un'economia di carta che è iniziata già con l'Unità d'Italia. Non è un caso che la Colletta tedesca, cioè la Colletta è una studiosa della Comunità Europea, quando ha fatto un'analisi comparata tra le politiche economiche contemporanee e quelle del passato, paragonava l'Europa come la Germania, il Regno di Sicilia di una volta, mentre invece il resto era tutto, oggi vale tutto poco e nulla. Senti Domenico, ma Mimmo, volevo dirti una cosa, ma visto che lui era ingegnere ed era un grande professionista, mica sai se lui poi ebbe modo di incrociarsi col famoso Luigi Giura, quello che ha costruito il Real Ponte Ferdinando sul Garigliano? No, questo non mi risulta. Ebbe a che fare con altri professionisti importanti di Napoli, però in questo momento mi sfuggono i nomi. Però Perfetto, no. nell'elogio funebre del fratello trovi il nome di un importante ingegnere di Napoli con cui feci i lavori a San Domenico, nella bellissima chiesa, cioè appunto sul decumano napoletano. Ti ho tolto il protagonismo ti ho tolto il protagonismo del primo piano per far spazio alla pagina del tuo libro. Eccolo qua. Volevo chiederti solo una cosa: se ci dici il costo di questo testo, dove si può prendere, su quali canali? Il costo di copertina è 16 euro. Io ho fatto un'autopubblicazione sulla You Can Print, che si può trovare online oppure richiedere in qualunque libreria. Basta citare il titolo e l'autore e si può facilmente richiedere anche su Di Amazon o quante nelle altre pagine piattaforme. Sono 150 pagine. è composto? 150, 150 Quindi pagine. il costo è abbordabile, veramente un po' un costo contenuto per il lavoro che hai fatto. E saremmo veramente curiosi di poter leggere questo tuo testo, anche perché, ti ripeto, lo stiamo presentando con molta umiltà nella nostra piccola associazione, nel nostro piccolo canale, proprio nel periodo funesto sempre per noi della fine del regno, con le vicende di Gaeta. E Mimmo, io ti saluto e ti ringrazio. Sei stato gentilissimo. Scusami se ti ho interrotto in qualche momento, ma molte volte, ecco, nella chiacchierata c'è la curiosità e ti dovevo fare delle domande che se continuavi a parlare mi sarebbero sfuggite. Cioè, io personalmente conoscevo poco di questa figura. Tu c'hai fatto però, molti la conoscevano, ma come per fini militari, come Catenacci, Di Giovane, altre persone che sono autorevoli studiosi e grandissimi appassionati della storia napoletana e soprattutto dell'Annunziatella. Però tu in questo romanzo soprattutto ci hai fatto capire che sei andato a trattare l'aspetto umano del della più del personaggio, ci vuoi narrare, far conoscere la persona. E quindi per questo ti ringrazio, sei stato gentilissimo. Spero che sia stato bene con noi. E
Grazie, io ti ringrazio tanto Claudio, mi ha fatto tanto piacere partecipare a questa rivisitazione appunto di questo personaggio, di questo eroe così, così importante, così umano e così forte anche nel carattere e nella coerenza che ha avuto nella sua vita. Spero che sia risolto. Hai detto tu prima giusto, forse non era un eroe, era un antieroe, come quel film con Dustin Hoffman, eroe per caso, però lui non si è tirato mai indietro di fronte agli avvenimenti e agli accadimenti terribili che la storia gli ha messo davanti, e quindi li ha vissuti da protagonista e non da comprimario. E questa è una cosa che deve farci molto riflettere, ci fa capire che noi tutti dobbiamo considerarci sempre degli sconfitti, ma non dei perdenti. E prima o poi, quando nostro Signore vorrà, avremo la nostra... Ma non lo so se rivincita, comunque avremo quello che ci merita e quello che ci spetta. Grazie, Domenico. Dobbiamo cercare di mantenere la memoria, che, come sai benissimo, è stata cancellata sotto ogni punto di vista. Per cui... ma ormai questo fiume carsico, come dice Pino Aprile, è venuto fuori, non si può più buttarlo dentro. Esatto. Non si può più fare nulla. E come nostro solito ci lasceremo con un brevissimo video che non ti anticipo, è una sorpresa che abbiamo fatto passare altre volte, però anche questa volta credo che sia doveroso. Grazie Mimmo, grazie di cuore. Grazie, un abbraccio alla terra di lavoro. Ciao. Grazie.